Mentre il Prato recrimina, oppure festeggia, secondo i punti di vista sempre opinabili nel calcio, per il pareggio casalingo con il Forlì per 2-2, proseguono le iniziative benefiche promosse da appassionati e tifosi. Al Golf Club Le Pavoniere si è tenuto l'evento benefico organizzato dal Foot Golf Prato in favore della Forza di Gio, l'associazione legata a Giovanni Fuochi che da anni combatte contro il tumore cerebrale infantile. Noi siamo orgogliosi di essere stati scelti tramite quelli del Fiordaliso, tramite Gianfranco Gori, siamo stati scelti appunto per far parte di questo progetto benefico insieme a altre società pratesi, e per noi è un onore riuscire a coniugare sport e divertimento e soprattutto fare del bene a chi ne ha bisogno. E oggi è stata una giornata bellissima, il tempo ci ha dato una mano, tanta gente ha partecipato alla gara e tantissimo ha partecipato alla cena, e quindi una giornata da 10 e lode. Per l'occasione sono stati raccolti fondi sia durante la gara basata su uno shogun di 18 buche, sia durante la cena tenutasi al termine dell'evento sportivo, alla quale hanno partecipato anche la mamma di Joe, Monica, e i referenti dell'associazione che da anni collabora con il reparto dell'ospedale Mayer che si occupa della ricerca contro i tumori cerebrali infantili. Presenti anche quelli del Fiordaliso, impegnati a sostenere l'associazione con la vendita di braccialetti in corso presso tantissimi punti vendita in città e raffiguranti loghe delle società sportive, fra le quali ovviamente anche il Foot Golf Prato, che hanno sposato questa causa. Una bella serata all'insegna dello sport e della solidarietà.